Che convulsione che fa? Piero, per caso c'è una lettera per me? Madonna, che palle! Oh, hai capito che ti ho chiesto? Sai che ti dico? Si pesante tanto, cocca. Oh, scorda, Piero non c'ha tutti i tortini. Si nazzecca che non beve da una settimana. Ecco, ancora zio, vorrei staccarmi. Grazie, Arna. Cocca, quando fai sushi, arzo meglio anzietà. Cioè, una rottura dei coglioni. Brave, ci io, nonno. Ciao, nonno! Ciao! Irrecuperabile. Audi, eccola! Arrivata la lettera! È nell'Eglora? No, t'ha scritto l'Equitalia! Dai, è cretino! La lettera? Oh, da qua. Non ti fa più all'uforia! E dai! Questa è la mia, però! Queste porto a nonni tu intanto! Sì, ne vabbè! Orco figo, orco figo, orco figo! Ma vieni! Clora bene! Clora vuole venire! Nanu! Nanu! E mo capito! E mo capito anche! Di chi è queste lettere, nonno? Dell'amante, perché? Dai, Matu! Ha detto Clora che non vede l'ora di venire qua! Massiccia! Oh, porca madina! Bene rotte balle! Di avere da che si contenta di vederla. Me ne moro, nonno. Sta botta ha avuto io la vallata. Sta karma. Passo come hanno io, no essa. E UR è cominciato a cospendere, fa la vuota. Se la si fa essa, di caccia di casa. Allora mettiamo 5 minuti dentro che all'aia e basta tutto. Ci vuole, sì, perché Luca poco. Comunque sono contenta tanto. E vai, e vai. Oh, dove stai con sta testa? Sveglia! Sono contento, ma a me non mi mintua per niente? Se ricorda solo per sargicce? E certo! C'è scritto, saluta l'orezzotto di Piero! Come l'orezzotto? E scime! Ringraziela tanto! E no? Comunque mi sono strano che non chiede manco se mi è piaciute le sargicce con i salami. Boh! Non dice niente, oh! Che cretina che sì! E mi sembra magnapprezzo di un rettarolo! Irrecuperabile! Sindipie, mo fa un piacere! Dicciate merna! Allora, siccome ogni che vado qua di un attimo mi riesce, ci pinzeresti due capi! Oye, merna! Tranquillo! Vi ricordate di sta casa? Quando ho passato l'inverno Audi? E un altro, un freddo che si battia i denti, e gabbè entrando a casa, sai che per fuoco. Mo gli toccava fare per rimettere a posto tutto. Audi Gentinea fa bella figura, che non va niente. Ogni giorno ha sgobbato un poco per mettere tutto a posto. Su e io per un paese non so come Madonna far, che dovrei avere qualche annetto. Oramai ha fatto tutta questa strada e non butta una goccia di sudore. Era bionico, saccio un cazzo. Qui mi pare che dei normali ce ne sta buchi. Andiamo avanti, va. Che bello rivederti. Ciao, Clo. E sì, che guarda ci dà spazio anche all'emozione. Fondamentalmente, se guardassi, se vuoi avere davvero. Certo che, comunque, non vedo l'ora di sentire te mai, dai. Signora Rottweiler, puoi scendere. Credo che siamo arrivati. Bene, bene. Spero non sia questa l'abitazione dove dovremo soggiornare. Devo deluderla, signora. Ci sono solo alberi di mele e questa catapecchia senza finestre. Che scherzo sarebbe questo? Mai stato così serio, madame. Voi sapete se qui abita Audi? Qui di casa c'è sta solo d'inverno. D'inverno? Sì, ne. Solo d'inverno ci sta. Oh, misericordia santa! No, non è con Clara! Leggere Clara, non va a caso che costruo sembra un borrettaro. Ma che dice? Lei è un nonno, come dire, massiccio. Qua la mano. Vedo che ti sei inviandata magari Dio. T
ti ha barrato bene il nipote mamma. Sì, ma non sono brava col dialetto. Mi scusi, la vorrei salutare. Sono la Rottweiler. Voi sareste quella con un ciclo tutto l'anno, sbaglio? Mi scusi, ma non ho compreso bene. Meno male che non l'ha capito. Audi? Niente, andiamo a vedere in casa. Audi, piano però, che altrimenti dobbiamo andare al pronto soccorso. A un pronto che? Un pronto soccorso? E mi registra qui? Qui o stare o stare? Clo, ti conviene non lamentarti mai, perché l'unica che ti senta è il capri. Praticamente spacciati. Quella è mia stalla, ma casca non casca. Posso vederla? Ho detto che casca. Che peccato, la vedrò domani. Vuole essere. Come? Nemmeno domani? Ce la senti a Piero, solo d'inverno porta qua io. Foschia invece? Foschia si chiama. Ma scusami, allora non potrò vedere nemmeno Piero? No, Negro, non è che stava tutti qui aspettate, Va bene. Andiamo che ti faccio vedere casa Trento. E cosa sarebbe quella catapecchia giù in fondo? Mi scusi? È un stelletto per capri. Ascolti, mi scusi se io chiedo, ma non esiste un albergo in questo paese? Ce ne è, venate con me, bocca. Si trova almeno la servitù? Ossia della gente gentile e volenterosa che possa darmi una mano. Non ha importanza se sia cosa, uomo o donna. Cosa? Ve la consiglio. Ogni che vi due da far meno di tutto sto stupido, appena 15 io. Ma come? Io sono disposta a pagare molto bene. Che non avessi i soldi che poi venire a migrania. Mi scuso se si è offeso, ma dovrà pur cucinare qualcuno. Stigiate serena. 15 giorni a caso e del latte di capra mi farà capire tante cose. Certo che per chi è abituati bene in città non sarà tutto so facile, ma ci vuole che si adegua, se no ogni che ripia l'utreno ne andrò e voglio. Comunque non vedo l'ora che Clora e l'Adri vaga sulla vaida a vedere come passa giornata di Audi. Penso che non duri a fargli male. Vedremo un po', dai. Comunque ci sentiamo la prossima settimana, eh? Salve imprevisti, un saluto a Dranga, Pauletta e a tutto il staff. Ciao!